Allora, qui è un terreno comprato da me e Patrizia nel 2012. Al momento dell'acquisto c'erano più o meno queste piante, è un'oliveta abbandonata, tralasciata per non si sa quanto, forse 40-50 anni. E il lavoro è iniziato recuperando gli olivi. Recuperandoli vuol dire pulirli sotto dalle altre piante che c'erano, come questo, e ora qui uno da pulire vicino non c'è. Insomma, ripulendo, facendo dei percorsi intorno e lasciando il più possibile praticamente. L'altro anno, o meglio, 2 anni fa, ho iniziato con gli innesti, ho iniziato da solo sbagliando porta innesto e prendendomi i rimproveri del maestro. E poi l'altro anno ci ho portato lui e abbiamo fatto non so quanti saranno stati, una 30, 35. 30-35 innesti. Hanno preso quasi tutti benissimo. Quelli che non hanno preso sono stati quelli bassi. Abbiamo fatto degli innesti che erano alti così da terra e sono stati praticamente mangiati da qualche animale, o caprioli o cinghiali, non si sa bene chi è. Quest'anno abbiamo rifatto innesti facendoli su piante più alte. Facendoli a Come un'altezza questo. maggiore come questa Questo ha o resistito bene. Perché quell'altro lì bisogna introdurci, cioè proteggerli da una rete, mentre invece questi insomma si sono salvati, via. Quindi, e poi il tempo che praticamente è stata abbandonata questa chiudenda è il tempo che c'ha quel pero lì, che ci avrà sicuramente 50 anni, Sì. 60. Ci sono anche delle zone di qua, per esempio, con più meli e peri e di qua con più prugnoli, tutto selvatico. E non so se ci fosse anche altre piante coltivate insieme agli olivi o no. Questo io presuppongo che qualcosa ci fosse, però forse era ho ritrovato la foto del 54 aerea sul sito della regione, perché ci sono della Toscana, praticamente c'è tutta la Toscana dal 54 foto aeree, poi ce n'è una, quella dopo mi sembra del più o meno 70, 80, 90, e già nel 54 qui si vedeva praticamente terra nuda con pallini neri, quindi io credo che Allora, era olivi e pascolo probabilmente, perché l'impianto non è molto stretto, non è quello che viene fatto oggi ma a perché? 10 metri, ora come viene fatto, questo è a 20 Sì, magari, perché è a erano filari e a distanti 20 metri più perché o sfruttavano meno. le spiagge, le piaggine Probabilmente per fare i avevano cereali, per o fare. cereali o Sì, pascolo, per secondo pascolo, me. sì, usavano questi spazi qui. Quindi insomma si tratta proprio di un vero e proprio caso di recupero delle foreste o quasi foreste, food forest in qualche Sì, modo. a me piace più chiamarlo con dei nomi italiani. Sì. La traduzione sarebbe foresta alimentare, però qui a me mi sento più di chiamarlo un giardino alimentare, perché comunque non è veramente una foresta, non è ridiventata una foresta, nemmeno una macchia.
ci sono le cose più alte, è macchia però non ancora sviluppata come... Queste situazioni qui, queste che nascono peri selvatici, meli selvatici, susini selvatici, sono praticamente la nostra macchia mediterranea. Sì, all'inizio, perché poi nella macchia mediterranea c'è anche tanto leccio, piante molto più grosse, qui non è ancora arrivato. Per l'essere umano, certo, perché leccio va bene, mangia il cinghiale, insomma, però queste qui naturalmente esistono, cioè naturalmente esiste il pelo selvatico, il melo selvatico, il susino selvatico. E quindi questo è stato praticamente come, con questa tecnica qui che fai? Lo rendi più appetibile. La frutta, sì, bravo. Qui le pere erano molto piccole, amarissime, proprio quando le assaggi. Non le puoi mangiare, non era nemmeno potato e curato, quindi magari alcuni voglio provare anche a trattarli come se fossero alberi coltivati senza innestarli. Quindi vediamo. Vanno cotte le pere quelle lì, le pere volpine si chiamano, che sono pere che prima le cuocevano, però devi cuocere, invece queste sono pere, sono diventate pere enormi. Questa è una Santa Lucia, cos'è questa? Queste sono tutte mele invernale, qui c'è rimasto un po' scritto, ma pera invernale, no, ce l'ho scritto a casa cosa sono. Sì. Questa è bellina, questo è il melo estivo. Può darsi. Sì, perché già c'ha tutte le foglie. Mela estiva, sì. Mela estiva. Te le riconosci anche, io non sono ancora a quei livelli. Queste sono altre, queste saranno mele più tipo francese. Queste le misi io 2 anni fa, questi 2 innesti sono quelli che hanno preso, erano rimasti piccoli perché c'era tutto l'albero selvatico. Perché lui era partito col discorso di non potarli, lasciare il ramettino, ma cosa è successo? Che praticamente l'albero prendeva vigore, perché il selvatico ha più forza del domestico. Se te qui lasciassi tutto andare per conto suo, qui comincerebbe a buttare tutto il selvatico e questi morirebbero tutti. Perché il selvatico ha la forza, capito? È selvatico, quindi c'ha più energia e poi c'ha più, chi lo sa come si può definire. Magari dobbiamo potarlo, e invece noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tagliato tutto e abbiamo innestato tutto. Allora a questo punto devi dargli un certo equilibrio, vedi? Allora hanno preso tutti, anche troppi. Quindi questo pelo selvatico alla fine era 4-5 tipi? Forse anche 6 o 7 ce n'è. Se riusciranno a arrivare tutte a crescita e a sviluppo. Comunque è bello questo qui, questo è veramente un bel esempio. Questo, ma ce n'è dell'altro. Poi oltre agli innesti si sta facendo anche dei trapianti, lì c'è un giuggiolo per esempio, ho messo ancora nespoli, ciliegi. Trapianti, cioè questo giuggiolo dove... Questo era in un vaso recuperato da un vicino di casa di Rosignano e me lo sono portato qui. Poi abbiamo preso un fico in cima alla strada l'altra volta e l'abbiamo piantato laggiù, guarda. Adesso li faceva i fichi? Li faceva, l'altro anno l'ho preso, erano fichini neri così, buonissimi. Poi è abbandonato, è un fico grosso così, se lo fai diventare un albero grosso, magari il fico te lo fa anche più grosso. Ma non importa, l'importante è che siano buoni. Sì, erano buoni, sia secchi che freschi. Non è la grandezza del fico, è la bontà, capito? Quindi allora... Poi altre cose fatte, per esempio questo è un intervento idrico fatto praticamente quasi a zappa. È profondo, vedi, ora sarà 30 centimetri. Quando è in piena, logicamente là si vede troppo pieno, ci sarà altri 20 cm d'acqua. Questo per creare una zona con un microclima diverso, perché l'acqua di giorno accumula più calore, si riscalda di più della terra e la sera la rilascia a sua volta, così come le pietre. Quindi qui l'idea era, a parte era una zona umida già in origine, quindi c'era nato rovi e erbe che già stanno ricrescendo. Ci ho trovato il giunchetto, che è una pianta appunto acquatica, che sta vicino all'acqua. Quindi qui è anche un po' per vedere se c'è qualcosa, un po' d'acqua sotto, una sorgente, non una sorgente proprio, però qui comunque si raccoglie acqua durante l'inverno, quello sicuro.
L'altro anno la buca era molto più piccola, sarà stata un diametro di nemmeno un metro, e c'è stata l'acqua tutta l'estate. Un giorno, un periodo che penso non ha piovuto per una settimana, era arrivata in fondo ma era ancora umida. Quindi poi ci ho fatto tutto il troppo pieno che serve, se vuoi si va anche a vedere, serve come anche irrigazione naturale. Per quando l'acqua fuori esce, a parte è anche una sorta di raccolta comunque per l'acqua di scorrimento superficiale, perché te crei un canale che invece di far continuare, per esempio, qui l'acqua a scorrere in giù, la prende e la porta via. Quindi l'erosione te la indirizzi dove vuoi te, fai andare l'acqua dove vuoi te. In italiano si chiama curve di lì. Che se te fai dei canali, logicamente, in una pendenza, fai dei canali che sono orizzontali, che hanno tutti la stessa quota, leggermente inclinati, l'acqua che scorre in superficie si ferma lì e va o a destra o a sinistra a seconda di come te l'hai inclinati, quindi limiti l'erosione. Poi su quel punto lì dove l'acqua si accumula puoi fare un frutteto, per esempio, o piantare anche degli ortaggi, perché lì l'acqua si raccoglie di più e se ne va via più tardi. Questo non è proprio una curva di livello perché è molto in pendenza, però questo serve fondamentalmente per far portare via l'acqua di questo, chiamiamolo laghetto, e non creare magari un'erosione in un posto non controllato. Qua più avanti poi ho creato delle curve con delle zone di raccolta, e in questi punti dove l'acqua poi si sofferma ho fatto degli altri trapianti. Qui per esempio c'è una leggera buca dove l'acqua d'inverno si ferma di più e crea irrigazione, un po' di umidità per questo nespolo. Qui poi, vedi, originariamente l'avevo fatta andare semplicemente lì dove c'è lungo il sentiero la fossetta che porta via l'acqua. Poi mettendo queste piante l'ho deviato e gli ho fatto fare ancora un'altra passeggiata, che qui rovinano sempre i cinghiali, quindi c'è sempre, per ora c'è da mantenerlo. Poi quando si sarà costipato anche con l'erba magari ci rasperanno meno. Qua ho fatto un'altra buca che era molto più profonda, poi con l'acqua le riempie, perché praticamente che mi rinnaffia questo. Qua ho rifatto un altro allargamento di questa fossa che mi tiene umido quello. Quando piove raccoglie. Quando piove qui hai un... Quella è una cosa. Questo è un ciliegio maraschino, mi hanno detto. Sì, sì. Il cotone come mai lo tieni alla base del... Il cotone l'ho messo quest'inverno per precauzione, per il freddo, sì. C'era un mio amico che buttava via una materassa di cotone biologica e ha pensato a me, ha detto magari ti serve. Il cotone è stato messo non solo esternamente così a protezione, ma anche dentro quando è stato fatto il trapianto. In varie fasi del riempimento, sì, è stato messo anche sottoterra, perché comunque è sostanza nutriente per la pianta. Certo.